11 gruppi elettrogeni e stazioni radio sono stati donati dal Lions Club di Teramo ai sindaci e alle Pro Loco dei comuni della montagna teramana. Gli eventi calamitosi degli ultimi mesi hanno dimostrato quanto siano indispensabili sistemi alternativi da attivare in caso di necessità e di blackout delle reti tradizionali. Quando è successo il disastro a cavallo tra la fine dell'anno scorso e quest'anno, abbiamo deciso di non fare la festa annuale della fondazione e di destinare i soldi a qualcosa sul territorio. In più, degli amici di un club del Tirolo, dell'Austria, del Wirt, ci hanno mandato degli altri soldi, li abbiamo messi insieme e abbiamo pensato che la cosa più importante che è mancata in quel periodo è stata la comunicazione e l'energia. Sono state comunicazione ed energia. Energia minima, 2-3 kW di energia con un generatore e una stazione radio in grado di funzionare possono a volte aiutare a salvare qualche vita. Dalle parole dei sindaci presenti alla cerimonia di consegna avvenuta nei giardini della provincia di Teramo è ancora viva la disperazione vissuta in quei giorni di gennaio, giorni di tempesta perfetta. Cosa è successo a Rocca Santa Maria durante la tempesta perfetta? A dire il vero è successo di tutto, perché ci siamo trovati con quasi 3 metri di neve, con scosse sismiche a ripetizione, con epicentri anche relativamente vicini. Ha creato il panico sicuramente nella cittadinanza. Per fortuna nel nostro caso siamo riusciti a far rimanere quasi tutti sul territorio, diciamo, non c'è stato un effetto spopolamento dopo questo evento. Senza luce però? Senza luce per 5 giorni, anche 6 in alcuni casi, però, e soprattutto alcune frazioni sono state riaperte dopo 6 giorni. Come avete comunicato con l'esterno? Nel primo giorno con grandissima difficoltà, nel secondo siamo riusciti a trovare dei punti dove riusciamo a comunicare con i cellulari e da lì siamo ripartiti per portare, diciamo, riaprire le strade e comunque creare di nuovo una viabilità sicura sul territorio. Non dovrà succedere più. Difatti oggi siamo qui appunto per magari cercare di risolvere inizialmente questo problema con questa iniziativa sinceramente molto utile, molto, molto bella, che potrebbe risolverci almeno parzialmente questo problema.